Questo pick-up che saliva su una strada molto ripida non ce l'ha fatta andare su e poi è scivolata all'indietro sul fango, finendo, non lo so per quanti metri di corsa all'indietro, finendo nella scarpata e nel torrente sottostante. Alle nostre spalle il luogo dell'incidente, dove un pick-up con a bordo 6 operai è volato giù in una scarpata. Gli operai sono stati tutti soccorsi. L'incidente è avvenuto in località Rofelle, comune di Badiate d'Alda, nella montagna della Valtiberina Toscana, in provincia di Arezzo. Un pick-up con a bordo 6 operai stava percorrendo una strada di cantiere che dalla statale porta al luogo dei lavori, dove è in corso la realizzazione di un metanodotto tra la Toscana e l'Emilia Romagna. Per cause in corso di accertamento, intorno alle 7:45 il mezzo è scivolato nella scarpata. Sul posto si sono portate 4 ambulanze, 3 dalla zona aretina e 1 da quella romagnola, l'elisoccorso Pegaso, i vigili del fuoco di Arezzo con l'elicottero Drago e dal comando di Rimini, squadre del soccorso alpino Montefalco e i carabinieri di Badiate d'Alda. Importante e puntuale la collaborazione tra tutti i soccorritori. Il primo ferito è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato con l'elicottero Drago, con a bordo anche il personale sanitario, all'ospedale San Donato di Arezzo. Altri 2 feriti sono stati trasportati tramite l'elisoccorso Pegaso direttamente a Siena. L'elicottero Drago ha poi recuperato un 4° ferito e lo ha trasportato all'ospedale San Donato di Arezzo. Infine, gli altri 2 operai che hanno riportato traumi minori sono stati trasportati dalle ambulanze all'ospedale della Valtiberina di Sansepolcro. Insieme ai nostri colleghi SAST siamo arrivati in punto di intervento, in cui c'erano già operativi i vigili del fuoco di Sansepolcro e di Marecchia, di Nuova Feltria, insieme ai carabinieri responsabili dell'evento. Sono intervenuti anche 2 mezzi aerei, uno il Drago di Arezzo e il Pegaso del 118 Soccorso Alpino. Le operazioni si sono svolte, diciamo, in maniera celere, le persone sono state accompagnate tramite questi mezzi e l'ambulanza ai nosocomi più vicini. Auguriamo a tutte le famiglie, soprattutto alle persone coinvolte, di riprendersi quanto prima.